Oggi puzzardine delle mie pappole, giochiamo a nascondino, siete pronti? Sì, no. Sì, prontissimi. Come al solito loro due parleranno, la povera Fede non ha un microfono, no. Quindi non parlerà purtroppo. Forza, adesso cercherò io, quindi voi vi nasconderete, io andrò... Va bene, andiamo. Io andrò a contemplare le mie giornate di aria fredda qua al mare, perché a volte dovete sapere ragazzi che l'aria fredda a volte diventa calda, quando diventa calda diventa fredda di nuovo e quindi... Ma cosa? Ma infatti se mai è mite. Cosa? Scusa, cos'è che è mite? Cioè tu vuoi parlare per le persone acculturate che tu, cioè, oppure... Certo, è ovvio. Invece guarda che non tutti sono così, cioè nel senso, vabbè, ovviamente poi ognuno, non sto giudicando, però... Stai insultando, io no, non sto insultando, però insomma, a volte purtroppo, cioè... Scusa, ti sembra che una persona piccola sappia cosa vuol dire mite? Cioè, parla come mangi, sì. Dico io. Parla, devi comunicare la comunicazione. Dai, lasciamo perdere. Allora, adesso vi sto cercando però, vi sto cercando. Non... A me non va troverai bene, mai. Mi sono nascosto benissimo io. Ok, son felice che tu dica questa cosa. Comunque tu, nonno, mantieni lo stesso volume, non... Cioè, poi non borbottare. Non dire va bene basso, che ogni video vi devo dire come parlare, perché sennò voi non sapete come fare. Cioè, ho trovato Fede perché deficiente non si è shiftata, quindi ho visto il nome, ciao. No. Ok, passiamo alla prossima. Vediamo dove può essere il nonnino, A me non trovi. Cioè, magari cerca Gabri. Prima Gabri, tanto. Non lo so, chi... No, vuole... no, a me non mi troverete mai. Oh, però non vale andare in giro, cioè dico, non vale andare... Allora, Fede, aiutami a trovare, perché qua non ci capiamo mica. Se no qua ci mettiamo mezz'ora, poi uso il TP e vi trovo comunque. No, quindi... non vale. No, per me vale tutto. Poi saresti illegale. Chi lo dice? Io. Chi sei tu? Nessuno, quindi... No, non è vero. Io sono, non so, il dio. Ma di che cazzo, cioè, Dio di steca, te ne direi tante cose adesso, però evitiamo, dai. Nonno, dimmi un po', di che tipo di mappa sei tu? Ah, sono nella tua mappa, vedo. Ah, dici, però... Allora, ti do un'indizione. Ok, vai, dimmi. Respiro la tua stessa aria. Cavolo, wow, veramente pazzurdo, quindi non so, a parte che è impossibile questa cosa che respiri la mia stessa aria, però vabbè. E comunque tu, brutto puzzardo schifoso, dovresti alzare un attimino la voce, sai com'è. Mannaggia a me. Mannaggia a te, se io parlo però con te, forse dovresti parlare anche tu con me, rispondermi quando ti parlo e non mezz'ora dopo, vero? Sì, hai ragione, chiedo scusa, okay. Chiedo scusa. Adesso forse è meglio. Ecco un po' di ansia. Scusa, cosa? Hai un po' di ansia? Sì, c'è Alexa che ti parla, ma cosa vuole quella là? Quel mostro, scusa. Ma è normale. Uccido subito. Ma uccidila, distruggila. Allora, facciamo così che ragazzi ci siamo capiti, no? Cosa dobbiamo fare adesso? Ci siamo capiti, io e voi ci capiamo sempre, ragazzi da casa, non... Cioè, guardate, non serve nemmeno, ma proprio nemmeno, avete capito tutto, vero? Facciamo così, guardate, che non serve nemmeno, capito? Eccoci qua. Che schifo. Non vale. Che schifo. Gabri, chi ti ha dato il permesso di fare questo? Chi ti ha dato Ma il permesso di disguisarti? Gabri, sono Fede. Allora, chi ti ha dato il permesso di disguisarti? Solo io posso. Me ne vado. No, ti ho preso, primo. E secondo, come ti permetto... No, scusa, se adesso ti disguisi da Gabri, ti togli il disguise e non lo fai mai più senza il mio permesso, chiaro? Va bene. Che puzzone. Ma sei cagato addosso da quanto puzza, scusami, Cioè ti sembra una cosa normale? Adesso... Cosa? Sì, che cosa, sto cavolo cosa. Adesso vado a trovare nonno. Chissà dove sarà mai nonno, vero? Proprio non lo so, infatti adesso non andrò. Oh, guarda, eccolo qua. Oh. Ciao nonno, come stai? Ti ho trovato. Ero proprio qua. Non vale. Adesso ti uccido. Vabbè. Insomma, più o meno. Esatto, non... Hai parlato a bassa voce, alla fine hai parlato a bassa voce, ma ti devo uccidere io allora? Ogni volta scusa, devo uccidere io? Scusa. Stai attento, perché sennò poi dopo ti devo uccidere e urlo male. E quindi non va bene. Gabri e tutti gli altri, forza, venite tutti qua. Tutti gli altri, sì, Gabri e tutti gli altri, poverini, gli altri sono stupidi. Gabri. Siamo io e Fede gli altri. No. Gabriele Fede, infatti, poverina, l'ho esclusa. Infatti. Poverina, dai, no, che cattiveria che sono. Io qua devo controllare. Ogni volta che vedete che guardo qua, ragazzi, è perché ci sono tutta una serie di robe. Avete presente tutte quelle robe degli hacker? È normale, devo controllare le cose. Adesso, chi si nasconde? Ovviamente io mi nascondo, quindi voi... C'è qualcuno di voi che cerca? Chi è che può parlare? Nonno. Cerco io. Ah, vabbè, nonno. O vuoi farlo Ma tu? Ma io non so cercare.
Vuoi farlo tu, Gabri? È uguale, è uguale. Dato che non lo sa fare, lo fa Gabri. Però, Gabri, non ti devo vedere utilizzare nessun trucco, perché sennò poi dopo è la tua fine. Chiaro? Non assicuro niente. Non assicuri, scusami. Vado, 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 vado. Forza, venite, andiamo, andiamo. Posso nascondermi con te? Ma certamente, nonno, sì. Ma lo chiedi pure. Vieni con me, anche tu, Fede, se vuoi, chiaramente. Allora, io ho un piano, ma voi non, cioè, non dovete farlo capire questo piano, perché è chiaramente chiaro. Ah, sì, sì, lo so, barrichiamoci. No, cioè, ma puoi anche essere, anche barricarci, però non lo so, venite da questa parte che, insomma, ci capi. Guardate me adesso, che quel, sì. quello stupido non capirà mai, cioè, allora, sono abbastanza sicuro che non capirà mai, perché ho visto, praticamente, vedete adesso, cosa sono, No! Adesso voi praticamente potete fare la stessa identica cosa. Io adesso cambio un attimo nascondiglio, perché devo mettermi. Avete capito, no? Esatto. E adesso mi metto pure così, così, perfetto. Vabbè, siamo fantastici. Molto bravi siamo, molto bravi. Fede ci ha messo mezz'ora a trovare il suo nascondiglio, ma poco importa. Ciao, mucca. Allora, adesso... Ma... Cosa ridi tu? Cosa ridi? Nulla. Cioè, io veramente questa deficienza... comunque, questa deficienza delle persone è veramente acuta. Perché, non lo so perché. Poi, perché non ho capito. Perché praticamente ci sono delle persone che sono talmente tanto deficienti, tipo nonno, che ma scusa. Sì, sono talmente tanto deficienti che sembrano un legno. Per chissà perché poi sembrano un legno, un bastone che viene infilato. Ma sta bocca non muore. Per quale motivo non muore? Tu che cosa stai facendo, Gabri? Sto cercando fame, mi serve il cibo. Ah, ti serve il cibo e quindi stai uccidendo una mucca. Ma perché? Cioè... mi serve il cibo. Ma povera mucca, ma lasciala perdere. Infatti. Ma scusami. Vabbè, vado. Cioè, io veramente, boh, non lo so. Cioè, voleva ammazzare una mucca, ma cioè. Mi serviva il cibo. E prendi le bacche, cioè, volevo dire le verdure, non lo so. Va bene, prendo. Ok, bene. Ma sono contento che comunque lui sia così tanto. Comunque, devi parlare a voce più alta, tu. Va bene, parla a voce più alta. È più vicino al microfono, magari. È più vicino al microfono. Ma come ti permetti di fare questa voce scazzata? Si può dire, dai. YouTube, non. Per favore, Perché si può dire, dai, non facciamo troppo i fiscali, perché si può dire. Scusa, tipo scattare, cioè non è una parolaccia, no? Cioè tipo No. Rottura di co. In questo modo. Comunque qua. Posso cercare, no? Certo. Va bene. Scusa un attimo, in che modo cerchi? Cioè, nel senso, domanda, perché vorrei capirlo. Sto cercando. Ma perché c'è un pipistrello qua? Boh, non lo so, vabbè. Ma non lo so, cioè non so cosa tu stia vedendo, Gabri. Poi dopo comunque mi sembra. No, c'era un pipistrello. Beh, normale. A volte c'è una caverna vicino. Sì, esatto, proprio così. Sì. Può essere. Ma poi sappiamo bene che a te piacciono un certo tipo di animali qua su Minecraft, cosa? Vero? Cosa? Ma non ti devi vergognare, sai, caro? No, non... Non c'è niente, cioè non... No. Certo che sai... sì, tu sai parlare, proprio sei un oratore nato. Sì. Cioè, tu sei proprio un oratore, uno di quelli là che... Tipo, tu quando parlano, tu rimani affascinato dalla loro straordinaria capacità di esporre. La Madonna, proprio una roba pazzesca. Proprio come la Madonna sai parlare. Cosa? Che ora purtroppo, vabbè, insomma, lasciamo perdere, però praticamente... Ma io non sto trovando nessuno, però. Sei scarso. No, guarda che questa mappa è molto difficile in realtà, quindi forse è anche normale che... Io sono nascosto benissimo, proprio a bacetto. Sì, infatti io e nonno siamo nascosti insieme. Sì. Sì, ma proprio in un posto super lussuoso. Ma c'è questo pipistrello che continua a seguirmi. Perché praticamente a volte devi sapere che i pipistrelli, non lo so, forse è cosa dell'ultima versione, ma mi sa che i pipistrelli sono un po' rotti in culo. Cioè, un po' una cosa strana. Perché ti seguono spesso, no? Non so perché, ma anche a me capita a volte nella mia ex vanilla, no? Quando giocavamo al mondo della vanilla. Che, no, capitava spesso che ci fossero dei pipistrelli che mi seguissero. Quindi forse è normale, non lo so, boh. Tu cosa dici, Gabri? Cosa stai facendo? Ma non so, cioè, non saprei. E comunque sto cercando. Beh, questa cosa la sapevo già. Certo che forse potresti anche parlare un po' me, cioè, nel senso... Oppure potrei usare un comando. No, questa cosa è illegale se lo fai. Mi sono appena scioccato perché ho visto una cosa un po'...
un po' scioccante. Io anche ho visto una cosa un po' scioccante. Però non voglio dire, ecco, sto vedendo cose troppo brutte che non voglio mai più vedere comunque, proprio mai più, perché è veramente terribile questa cosa, questa puzzardaggine. Sapete cosa c'è, nel senso, a volte purtroppo nella vita può capitare che comunque le persone siano un po' nascoste troppo, e quelle stesse persone poi dopo si possono rendere conto che magari forse sarebbe meglio che cambiassero certi nascondigli che non sono consoni alla situazione in cui sono, no? E soprattutto che i cercatori si dessero e non trova niente. Una sveglia. Ma qua c'è un altro pollo. Cioè, tu adesso in che modo stai cercando, schifoso? In modo normale. In modo normale, sì. Vero? Sì, in modo normale. Non è che mi sto mordendo le dita per un motivo in particolare, assolutamente no. Perché a volte dovete sapere che mordersi le dita ti fa male, sì. No, però... no, io non mordo le dita. Come mai? Guarda che è terapeutico, proprio come quando parli con Dunis, sempre, ti senti sempre meglio, guarda. Cioè, è una roba pazzesca. Infatti, chiunque... Infatti, spesso, voi non vi sentite arrabbiati perché io vi sgrido, no, vero? No, dai, su, non facciamo troppo le persone scurreggione. Va bene. Esatto. Allora, stai facendo il sarcastico e poi stai parlando a bassa voce. Scherzavo, no, ma... mi è partito giusto un coso di l'embolo. Sì, infatti ti è partito anche l'embolo della connessione, mi sa, però. Oh, mannaggia. Già, purtroppo è triste. Ma di nuovo a bassa voce, ma ti devo uccidere. Scusa, adesso urlo. Adesso, no, parli normale, non urli, perché se urli poi dopo fai male ancora. È una cosa chiara, no? Sì, hai ragione. Mio Dio, Santa Marianna, puzzardaggine. Questa puzzardaggine antiquariata. Oh, io non lo so. Oddio. Comunque, Gabri, non ci hai trovati assolutamente. Posso usare il comando, tipo. Vabbè, non puoi perché praticamente io... invece sì, sei qua, da me. Sì, ero proprio qua. Ma cos'è questo? Cos'è? Ma questo è proprio strano. Certo che in questi mondi succedono proprio cose strane comunque, ragazzi. È abbastanza. Assurdo. È troppo. Va bene. Ragazzi, io direi che questo video possa finire assolutamente qui. Ma come? Ricordatevi di iscrivervi Abbiamo al canale. Abbiamo cercato solo noi due. E gli altri si insomma si ma fanno no ma brutto. Poveri e mi Fede... sa che ce n'è uno davanti a noi, non so, Fede è esclusa forse, tipo ma Fede. No, Fede, vieni qui. Ma infatti, ma Fede che problemi ha? Ma c'è io... è questa, mi sa che è quel gattino lì. Oh mio Dio, disguisatela per favore, che non sa farlo. Okay, fatto. Grande. E niente, ciao, sì, certo, lei fa sì con la testa perché sa che è colpevole. E quindi niente, ragazzi, mi raccomando, ricordatevi di iscrivervi al canale, che è una cosa molto importante. Mettete un emoji, la vostra preferita, tipo mettete l'emoji di una persona nascosta, non lo so, qualsiasi. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi. Ciao.